Salve web spettatori di Nano TV, siamo a Cardito, a margine del Consiglio Comunale che si sta ancora svolgendo, con noi il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo. Siamo qui stasera per registrare la notizia dell'intitolazione a Lino Romano, tristemente insomma, scomparso qualche mese fa, ucciso per errore dalla criminalità organizzata. Una notizia che sconvolse insomma, Cardito, ma l'Italia intera. Sì. Avete intitolato la struttura sportiva del Parco Cardito proprio a Lino Romano, era presente qui la famiglia, il papà di Lino. Allora, sindaco, perché si è arrivata a questa intitolazione? L'intitolazione è dovuta a un fatto morale che tutto il Consiglio Comunale, anche tutta la cittadinanza nei confronti della famiglia Romano. Lino purtroppo, come tutti quanti sanno, è stato ucciso per errore, un ragazzo pieno di vita, un ragazzo che aveva voglia di fare tante cose nella vita e ormai non per dilungarmi di nuovo su tutte le ambizioni. Sono sportivo, no? Lui era un grande sportivo e quindi avevo pensato durante questo periodo a che cosa intitolare a Lino insieme a tutta la coalizione, sia di maggioranza che di opposizione, anzi tutti i consiglieri comunali, e quale parte noi avevamo, sia il Palazzo Mastrillo o anche altre strutture, la biblioteca, ma nella riflessione che Lino era un grande sportivo, gli amava il calcio, noi abbiamo ritenuto opportuno di intitolare, visto che noi è una delle bellezze che ci invitano tutti i comuni limitrofi, ma è il Parco Cardito, un bellissimo parco, lei all'interno di quel parco abbiamo attrezzato una struttura sportiva e quindi chi meglio di quella struttura intitolata a Lino Romano, così tutti i cittadini che verranno, anche non solo di Cardito, passeranno per andare alla villa comunale, ricorderanno. Cioè, quindi un forte segnale. Un forte segnale di legalità e un forte segnale per non dimenticare, perché la storia è quella che ci insegna. Non possiamo dimenticare Lino Romano, non possiamo dimenticare l'evento tragico che è successo, e tutto questo serve solo per il ricordo, per cercare di cambiare la società in cui viviamo. Tra l'altro, proprio in questi giorni insomma, è stato arrestato il killer materiale. La notizia di stasera, che stavamo in consiglio comunale, che ho dato anche al padre di Lino, e che anche stasera l'hanno arrestato, quindi un complimento anche a tutte le forze dell'ordine che hanno partecipato a questo processo, anche il mandante, che non c'era certamente per Lino, ma il mandante di quell'esecuzione, quindi ancora un plauso anche alle forze dell'ordine, che in questo caso insomma hanno chiuso velocissimamente, insomma hanno portato alla giustizia insomma i colpevoli di questo veramente tragico evento. Ma lei mi stava dicendo che a margine prima che state pensando anche a qualcos'altro per Lino Romano. Stiamo pensando a sempre nel Parco Cardito, un evento di solidarietà, per la legalità, intitolato a Lino Romano, dove parteciperanno anche eventualmente l'associazione Libera, che contatterò fra poco, perché proprio per le vittime della criminalità, per le vittime innocenti della criminalità organizzata, e quindi insieme a loro un evento, una grande manifestazione, proprio dove tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza proprio a questa associazione con Don Ciotti ed altre, affinché possano aiutare anche queste famiglie che purtroppo hanno questi tipi di eventi tragici. Con noi il presidente del Consiglio Comunale di Cardito, Pasquale Barra, appena terminato questo primo Consiglio Comunale convocato da lei, è stato intitolato a Lino Romano, ne abbiamo parlato pochi minuti fa con il sindaco, il campo sportivo nella struttura del Parco Taglia. Allora, un commento su questa importante notizia. Tra l'altro stasera proprio il sindaco ci ha informato che è stato preso anche il mandante dell'omicidio, il presunto mandante dell'omicidio di Lino Romano. In questi giorni era stato preso proprio il killer materiale.
Innanzitutto la ringrazio per avermi dato la possibilità di dire qualcosa questa sera, soprattutto ai cittadini di Cardito. Il mio primo consiglio comunale era doveroso portare la proposta che anche nei mesi scorsi già qualche giornale ne ha parlato, di intitolare il campetto di calcetto, il centro sportivo del Parco Taglia, a Lino Romano. Perché soprattutto per la memoria, noi abbiamo motivato questo l'intitolazione perché noi non possiamo dimenticare né come persone, quindi cittadini, né come istituzione, che sia un ricordo sempre vivo quello di Lino Romano, e quindi abbiamo deciso di intitolare il centro sportivo perché è stato un ragazzo che ha amato lo sport, soprattutto il calcio, e proprio quella sera purtroppo doveva andare a giocare proprio una partita di calcetto. Quindi ringrazio tutti i consiglieri comunali che hanno accolto la proposta all'unanimità, e i genitori, perché stasera stava anche il papà che ha preso anche la notizia qui in consiglio comunale, che era stato arrestato l'ultimo di quelli che erano stati individuati, sia il mandante dell'esecuzione erroneamente di Lino Romano. Quindi si ringrazia di nuovo, come ho fatto anche negli giorni scorsi con l'arresto dell'esecutore materiale, le forze dell'ordine, perché veramente c'è stato un grande coinvolgimento e un coordinamento di tutte le forze dell'ordine per far sì che nel più breve tempo possibile si arrivasse alla cattura, e quindi, e sperando quanto prima, anche alla condanna, per dare un minimo di giustizia a Lino di queste persone, se si possono definire tali. Con l'intitolazione ovviamente Lino Romano, che è già nei cuori di tutti i cittadini carditesi, un bravo ragazzo, insomma, che amava lo sport e che, insomma, si accingeva a vivere la sua vita. Un segnale importante anche di questa città contro, insomma, la criminalità. Certo, anche perché già in passato purtroppo la città di Cardito ha subito un altro lutto, quello di Rodomondo Chiacchio, che abbiamo intitolato negli anni passati la piazzetta, la villetta comunale nella zona SLAI. Allora, oltre a questo tema, che cosa avete trattato stasera in questo suo primo consiglio comunale da presidente? Abbiamo trattato alcuni regolamenti, e quello più importante è stato proprio quello dei giovani. Abbiamo approvato il regolamento per il forum giovanile, che già c'era per la verità, solo è stato riproposto e rivisto perché penso a breve partirà appieno questo forum, che è molto sentito dai giovani e dell'associazione. Sarà mio impegno anche attivare una serie di consulte, e in modo che c'è la massima partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. Allora, in chiusura, non posso che farle la domanda su in che modo intende svolgere questo ruolo da presidente che il Consiglio le ha affidato. Con imparzialità, innanzitutto, però il mio compito è quello di sollecitare e quindi di, fra parentesi, punzecchiare i consiglieri comunali affinché funzionino soprattutto le commissioni consiliari, che penso che siano uno degli organi più importanti di un'amministrazione, sia per il lavoro da svolgere per quanto riguarda gli atti da porre in consiglio comunale, e sia di crescita politica per chi adesso è all'inizio per i nuovi consiglieri comunali. Questo è uno dei punti. Poi avvieremo tutta una rivisitazione dei regolamenti, dal funzionamento del consiglio comunale fino ad apportare delle modifiche allo statuto comunale. Questo è quello che sono dei spero quanto prima affrontare, e poi ci sono le questioni più importanti che riguardano l'amministrazione in generale, che quella è... Quali sono queste questioni più importanti? Ma soprattutto il PUC, e a breve quello per quanto riguarda il nuovo capitolato per la raccolta dei rifiuti, che è importante visto la sensibilità
con cui è stata affrontata dalla nuova amministrazione e soprattutto per quanto riguarda l'ambiente in generale, che rispetto... Un tema sempre più importante, no? che sta diventando in questi anni. E certo, rispetto anche a tutta alla battaglia che ha portato avanti il Don Maurizio Patriciello, ormai oggi leggevo sul giornale le verdure nella zona di Caivano che sono state analizzate, e parliamo di alti indici di tossicità per quanto riguarda anche la nostra zona, che ormai è un tema importante che anche noi di Nano TV seguiamo da tempo con il coordinamento Comitati Fuochi, con Don Maurizio Patriciello, ma non solo, con Lucio Iavaroni il presidente, con Cantiere Giovani di Frattamaggiore, con tantissime associazioni della provincia a nord di Napoli e a sud di Caserta. Un tema che ormai, insomma, è su tutte le pagine dei giornali nazionali e su tutti i media. Spero che questo sia, visto che c'è anche la finanziaria regionale in corso, sia anche la sensibilità della Regione Campania ad accogliere una serie di istanze che sono state prodotte in questi mesi proprio da questi dai comitati in generale, ma anche dai cittadini, e quindi maggiore sensibilità da chi non vive il territorio, e quindi ritengo che ci deve stare un maggiore impegno da parte dei parlamentari in generale e dei deputati regionali e soprattutto anche quelli provinciali, anche se adesso ormai è stata sciolta proprio stamattina, per cui il coordinamento anche delle forze istituzionali rispetto a delle problematiche così sentite sarebbe opportuno farlo indipendentemente dai colori politici, e questo è il mio auspicio. Va bene, grazie.